possiamo definire lago un'estensione più o meno grande di acqua, occupante una depressione della crosta terrestre. I caratteri del lago non sono ben definiti e costanti. Esistono infatti laghi salati, forse più che i mari, con vegetazione e pesci identici ai marini e con correnti e moti ondosi notevoli. Il più delle volte un lago è per così dire promosso mare, non tanto per i suoi caratteri così simili ai marini, ma piuttosto per la sua vastità. Vi sono diversi tipi di laghi e pertanto cominceremo a dividerli in due grandi classi, i laghi chiusi e i laghi aperti. Come in questo esempio possiamo notare, si intende per lago aperto un lago che abbia uno o più immissari, fiumi cioè che portino acqua nel bacino, o uno e più emissari, fiumi che portino fuori acqua dal lago stesso. Lago chiuso è invece chiamato quel bacino d'acqua che non abbia emissario e che disperda le sue acque attraverso canali sotterranei o per assorbimento del terreno. Se poi un lago chiuso manca anche di immissario, viene chiamato cieco. Il lago cieco è alimentato dall'acqua piovana e da sorgenti sotterranee che impediscono il prosciugamento del bacino sotto l'azione del sole, che infatti farebbe evaporare tutta l'acqua ivi raccolta. Facilmente riconoscibili per la loro forma circolare, i bacini di origine vulcanica sono un esempio caratteristico di lago cieco. Questi laghi possiedono una notevole profondità che facilita il contatto con le sorgenti sotterranee presenti nella zona vulcanica. Quasi sempre sono sorgenti termali, cioè calde, e contenenti gran quantità di sali minerali disciolti. Tra i laghi aperti, e cioè quelli con emissario e immissario, abbiamo classificato i laghi tettonici. Sono questi in generale bacini di forma allungata e di grande estensione, e si trovano allineati in serie e in particolari direzioni. Le profondità sono notevoli e le loro sponde cadono scoscese sul livello dell'acqua. Hanno origine da sprofondamenti di vasti strati di crosta terrestre o da crepacci che si formano alla superficie durante le fasi di assestamento delle masse sottostanti. Tra i laghi tettonici possiamo trovare anche i laghi chiusi, poiché gli sprofondamenti terrestri possono precludere alle acque la normale via di uscita alla superficie e che invece ricercano sottoterra infiltrandosi in fenditure e grotte naturali. Infine possiamo avere dei laghi tettonici misti, cioè uniti a un'altra categoria di laghi come per esempio quelli dell'Italia settentrionale e della Svizzera, al modellamento dei quali ha contribuito l'azione dei ghiacciai che, penetrati con la loro massa nelle fenditure del terreno, hanno modificato e lisciato i contorni plasmando così i bacini. Il ghiacciaio, inoltre, forma da solo dei veri e propri laghi, la cui nascita è così preparata. La massa di ghiaccio, nei suoi lentissimi ma continui spostamenti, stacca dalla montagna i ciottoli che si depositano ai suoi piedi in gran quantità. La lingua estrema del ghiacciaio li dispone tutti intorno, secondo la linea del suo bordo semicircolare. Avvenendo poi, per cause che non stiamo ora a considerare, lo scioglimento dei ghiacci e il conseguente ritiro della lingua del ghiacciaio, un bacino di ciottoli raccoglie le acque di sgelo, che formano così un lago, chiamato appunto per la sua forma quasi circolare, laghetto di Circo. L'ammassamento dei ciottoli, causato dall'azione erosiva del ghiacciaio, iscrive i laghi di Circo nella categoria dei laghi di erosione, alla quale appartengono moltissimi laghi di varia origine. Ricordiamo tra questi i laghi causati dall'azione erosiva del vento, che provoca nelle zone desertiche ampie conche che nelle stagioni delle piogge si riempiono d'acqua. Pure da ricordarsi sono i laghi carsici, così chiamati per la zona dove sono più comuni, il Carso, i quali sono per lo più sotterranei e causati dall'azione erosiva e chimica delle acque filtranti in un terreno facilmente attaccabile e trasformabile. Parliamo ora dei laghi cosiddetti di sbarramento. A volte un fiume, percorrendo una valle, può trovare il suo corso ostruito da uno sbarramento di roccia e pietrisco, caduto in grande quantità dalle montagne sovrastanti, e nel raggiungere il livello sufficiente per superarlo, provoca l'allagamento della vallata retrostante che viene a formare un lago. La nascita di un lago di sbarramento è spesso facilitata dal coincidere della caduta della frana con il passaggio del fiume in una strettoia
o tra alte pareti di roccia. L'importanza di un lago lungo il corso di un fiume è notevole. Infatti, le acque, scendendo precipitose dalle montagne, portano a valle gran quantità di pietre e di sabbia che vanno a colmare il letto del fiume giù nella pianura, provocando successivamente lo straripamento di questo che, come ben sappiamo, distrugge con le sue acque limacciose i raccolti e le piantagioni e minaccia le case e le persone. Ma qualora si trovi un lago lungo il suo corso, ben difficilmente avremo una crescita pericolosa del suo livello, giacché il bacino del lago avrà purificato le acque, togliendoli i ciottoli e la sabbia che trasportava e che gli avrebbero ingombrato il suo letto, e avrà agito da serbatoio regolatore della quantità di acqua da trasportare. È molto importante ricordare come la grande massa d'acqua di un lago conservi di più della terra il calore ricevuto dal sole e abbia presso le sue rive un clima temperato, e come sulle coste marine permetta alle piante bisognose di un clima mite di crescere e fruttificare pur essendo relativamente vicine alle alte montagne e ai ghiacciai.